Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Perdonate la mia mise di oggi, è che ho lavato i capelli ieri sera e stamattina li voglio arricciare col ferro e prepararmi insieme a voi, farvi vedere un po' come sistemo i capelli e come faccio il mio make-up di tutti i giorni. Premessa, ovviamente adesso siamo in zona rossa, quindi non faccio niente, non esco, eccetera, ma se dovessi uscire questo sarebbe il make-up che utilizzerei. Iniziamo però subito dai capelli e faccio vedere un po' come faccio io di solito le onde. Era tanto che non le faccio, nel senso che di solito ultimamente preferivo farli lisci e basta, perché non avevo voglia. Come vedete, l'effetto della stiratura alla cheratina è completamente andato. Sono praticamente tornati quasi i miei ricci, nel senso, ovviamente non erano così slossetti neanche prima, però questa è la situa. Oltretutto sono sempre più chiari, sta andando verso l'arancione, però vabbè, non mi dispiacciono in realtà neanche così tanto. E proviamo a vedere cosa riusciamo a fare con questi capelli. Ogni volta che spazzolate i capelli, mi raccomando, iniziate sempre dalle punte sotto e andate a salire. Non iniziate mai da sopra, perché sennò vi portate giù tutti i nodi e quando arrivate alla fine li strappate tutti quanti. Di solito quando devo fare i capelli, che siano lisci o mossi o ricci, quello che è, divido sempre in due la testa, non in tante più parti, perché sinceramente non è che mi interessi arrivare a un liscio o a un mosso perfetto da dover lisciare ogni tre capelli che ho in testa, quindi se anche faccio una roba un velo più easy ci metto meno e il risultato alla fine mi piace lo stesso, quindi ceste. Come protettore del calore, perché lo utilizzo ogni volta, adesso mi sto amando questo qua della Gisù, e riesco a farvelo vedere, è una versione mini che avevo acquistato nel loro mini set dove avevano questo, lo shampoo, il balsamo e la crema, e la maschera, scusate se non sbaglio, e avrò comunque intenzione di prendere quello grande, solo che tipo costa 30 euro o 35 euro, una cosa del genere, però è più buono termoprotettore che abbia provato fino ad adesso. Fatemi sapere nei commenti se avete un buon termoprotettore che sapete che non vi dà l'effetto crespo, perché come vedete i miei capelli sono la cosa più crespa e inutile che esista all'universo, quindi ho veramente bisogno di una cosa anticrespo e super lisciante. E per il momento mi sto trovando bene con questo e mi sta durando veramente anche tanto, perché ce l'ho ormai da 3-4 mesi. Mettete conto che faccio la piega una volta alla settimana, sono neanche a metà, veramente sta durando una vita, perché lo spruzzino è molto molto sottile e leggero e quindi con poche spruzzate prendete veramente tutti i capelli. Io amo usare sempre un termoprotettore perché, per carità, non è che lisci i capelli ogni giorno, però anche facendoli una volta alla settimana ovviamente si rovinano, anche se l'ho fatto una volta al mese utilizzate sempre un termoprotettore. Perché ovviamente vanno i gradi molto in alto e potete veramente bruciarvi via tutti i capelli. Spazzo un attimo per fare in modo che il prodotto si sparga bene in giro. Aspetto qualche secondo che si asciughi, ovviamente non fatelo se vi lascia i capelli magari tanto bagnati, non andate con la piastra perché sennò bruciate tutto quanto. Abbiate un attimo di pazienza ad aspettare che si asciughino leggermente. Di solito più o meno così, forse ogni tanto anche meno, non lo so. Non ho idea. Spazzolo, vado un po' a sentimento, si vede. Quindi vado direttamente con questo. Di solito utilizzo la sinistra perché mi trovo meglio. E dalla base vado a arrotolarli. Lascio sempre fuori un po' gli ultimi 2-3 cm per proprio non andare a bruciarmi completamente le punte. E li rigiro gli ultimi 2-3 secondi. Di solito tengo circa 10-13 secondi a seconda di quanto è spessa la ciocca. Dopo aspetto qualche secondo tenendo in mano così per fare in modo che si asciughi e che non, cioè che si asciughi, che si raffreddi un secondo e che non vada direttamente giù, che sennò poi perde la piega in 3-2-1. Thank you.
sono finite, sono molto voluminosi i miei capelli, ed è perché appunto non li ho piastrati prima. Da una parte a volte preferisco questo tipo di look, quindi super tipo anni 90, anni 80, super gonfi. Adesso come ultimo step metto un prodotto che ultimamente veramente me ne sono innamorata, non lo conoscevo. Un attimo che tolgo la spina perché non voglio morire ancora. È un prodotto dell'Erbolario, che ultimamente sono andata parecchie volte all'Erbolario per i loro profumi, visto che hanno anche la linea capelli. Questo è un siero riparatore per capelli, trattamento infestivo, trattamento intensivo, e si chiama Effetto Reale. Si chiama appunto Effetto Reale, eccolo qua. Raga, è bellissimo, mi piace da morire, ne basta veramente poco, nel senso che la prima volta ero là a spruzzare 60 pompettine, invece dopo alla fine non ho dovuto rilavare i capelli perché erano oleosi da morire. Ne basta veramente una barra, neanche una spruzzatina completa per metà capelli praticamente. Quindi metto una, quasi neanche una, quindi veramente pochissimo prodotto. Come vedete, appena andate a scaldare si diventa super oleoso, e questo mi basta per mezza testa praticamente. Andiamo a dividere. E veramente questo dà un effetto che, cioè, vi rende i capelli di un soffice assurdo, soprattutto quando sono lisci. Ho notato proprio che mi rendeva le punte e le lunghezze morbidissime, come se avessi appena messo il balsamo. E oltretutto con la pappa reale il miele va un po' a riparare le doppie punte, a riparare, idratare ovviamente la doppia punta e quindi farla sembrare un po' meno evidente, e in più va un po' a togliere l'effetto crespo, che non so se si vede, però già di qua sembra super più liscio e in ordine, non so, a me piace veramente da morire l'effetto. In più ha un buonissimo profumo appunto da miele, molto delicato, non è che dia fastidio assolutamente, però lascia quella leggera scia di miele che ovviamente va sempre bene, soprattutto per me che sono amante del miele. E veramente questo prodotto mi sta facendo impazzire, lo sto usando quasi tutti i giorni, anche a volte la sera appunto come impacco pre-notte per le punte. Veramente veramente bello, e va proprio a nutrire i capelli, a renderli proprio sofficioni e morbidosi da morire. Eccoli qua. Secondo me veramente mi sta piacendo da morire questo prodotto, perché proprio rende i capelli di un soffice da morire. Bene, ora che abbiamo fatto i capelli, passiamo al trucco. Allora, iniziamo appunto con la base. Come vi ho già detto, non faccio mai trucchi troppo intensi, fondotinta, eccetera, soprattutto adesso che tanto abbiamo sempre la mascherina, non si esce, se si esce con la mascherina, quindi tanto vale. Per partire volevo proporvi in realtà diverse cose, poi adesso andrò a scegliere quale utilizzare, anche se ho già più o meno l'idea di quale utilizzare, però volevo farvi vedere alcune opzioni di prodotti appunto tipo BB cream, CC cream, fondotinta super leggeri che sto amando ultimamente, che magari potrebbero interessarvi. Quella che andrò di sicuro a utilizzare oggi, che ho già deciso, è questa crema della Cicapar. È praticamente una crema colorata, un trattamento crema colorata. Ha dentro anche centella asiatica, che appunto va a riparare la pelle, è anche ottima in realtà anche per il corpo come prodotto. È una tinta verde praticamente, che man mano che la massaggiate si trasforma in un colore beigeolino che va un po' a coprire i rossori, leggermente le imperfezioni, quindi comunque è delicato, è come una BB cream, non è che abbia la copertura di fondotinta. In più ha un SPF 30, che per carità io ho già applicato il mio SPF 50 come tutti i giorni, però insomma non fa mai male. Questo qui la trovate, è della Dr. Jart, mi sono dimenticata di dirvelo, e la trovate, vediamo se mette per caso a fuoco, la trovate da Sephora. Altro prodotto che trovate sempre da Sephora è appunto del marchio Sephora, quindi costa molto poco, infatti io l'ho già quasi finito perché l'avevo preso, se non sbaglio, l'anno scorso, ed è il Bright Future Skin Tint. Ha anche questa qui un SPF di 25, per carità, insomma niente di che, ed è appunto una tinta viso, la mia è il colore cream, quindi numero 20. È una tinta super super delicata, super super leggera, va leggermente a uniformare l'incarnato, ma non è che abbia tutta questa coprenza, ovviamente dopo dovete applicare un correttore. Molto simile c'è la Face and Body di MAC, che ovviamente è uno dei miei prodotti preferiti. L'unico problema è che non mi mantiene assolutamente la pelle opaca, io ho la pelle molto grassa, però sinceramente non è una cosa che mi interessa.
mi metto la cipria, me la porto anche via, non è che mi interessa più di tanto se entro sera ho la pelle unta, quella è normale, è la mia pelle e ciao, non mi interessa. Però se avete la pelle secca, veramente questo qui è fantastico. E prodotto simile, un velo più coprente, è questo fondotinta di Bourjois. In realtà è il Healthy Mix Serum, quindi non è Healthy Mix Foundation, è l'Healthy Mix Serum. Quindi è una versione un po' più gelatinosa e a parte che anche il packaging mi fa piacere a morire perché ha tutte queste immagini di frutta, di noccioline, cose del genere. Ed è appunto un fondotinta in gel luminoso. Molto molto bello, io ce l'ho nel colore Vanilla Claire, Light Vanilla, 51, l'ho trovato su Amazon. So che adesso anche tipo alcuni Tigotà tengono i prodotti Bourjois, però non ho mai visto questo, ho sempre visto il fondotinta e non il siero. E io preferisco di gran lunga il siero perché è super più naturale, più leggero, eccetera. E questo però dà un po' più di coprenza rispetto agli altri, però è comunque super leggero anche questo qua. Quindi un po' vedete voi cosa preferite. Io oggi, appunto, essendo che ho diversi rossori, vado ad applicare questa Cicapar, anche perché è un po' la più interessante, volevo anche farvela vedere, così la vediamo, la proviamo anche un po' insieme. Ovviamente è questa cremetta verde, mi sono lavata le mani, se no ho utilizzato un applicatore per prenderla. Ne basta veramente veramente poca. Non prendete paura dal fatto che è super super verde, perché appunto è il suo lavoro ed è quello per cui è fatta. Questa io di solito la sfumo con le dita, se volete potete utilizzare anche un pennellino, ma mi trovo bene anche a sfumarla con le dita. Allora, come vedete, con la tinta verde va proprio a creare questo effetto antirossore, perché come sappiamo vengono anche utilizzati appunto i correttori verdi per appunto minimizzare un po' l'effetto rosso magari delle occhiaie, dei brufoletti, eccetera. Adesso vi sembrerà un po' rosata, poi però nel tempo ovviamente col passare anche dei minuti va a sfumarsi bene. A me piace veramente tanto, perché non, cioè, sembra che non abbia assolutamente niente sul viso, eppure io me lo vedo più uniforme e adesso posso andare a lavorare col correttore solamente dove ho bisogno. Ultimamente sto utilizzando questo correttore Fit Me di Maybelline. In realtà di solito, scusate un pelo di cane, di solito utilizzo quello di Bella Oggi, però l'ho terminato e l'ho ricomprato ieri, però dopo voglio farvi un video anche sugli ultimi prodotti che ho acquistato di bellezza e quindi devo ancora aprirlo perché ovviamente voglio farvi vedere un video. E quindi appunto finché non ho ricomprato quello lì stavo finendo questo qua, i Fit Me di Maybelline, comunque mi trovo veramente molto bene. Per sfumarlo utilizzo la spugnetta, quella che avevo fatto vedere in uno degli ultimi beauty box di Look Fantastic. Mi sta piacendo veramente veramente tanto, a parte che diventa giga galattica, molto più grande secondo me della Beauty Blender ed è morbidissima. Poi c'è anche da dire che io sì, ho qualche brufoletto, non ho acne fortunatamente, però ho comunque qualche brufoletto, qualche imperfezione, qualche cicatrice, ma sinceramente non me ne frega niente. Copro un po' il più grosso e il resto sta anche là, perché appunto l'effetto del fondotinta a me non piace, nel senso che ho una pelle abbastanza problematica, nel senso che ho i pori molto dilatati e molto evidenti. Se io metto un fondotinta si vede subito lontano un chilometro col fondotinta, quindi invece con una cosa così super delicata vado sul sicuro e poi appunto non mi interessa che copra più di tanto, anche se si vedono sotto le mie imperfezioni. Non è una cosa che fortunatamente mi dà disagio, ho ben altri disagi. Perfetto, dopo che abbiamo sfumato anche questo qui, vado a mettere un po' di cipria in viso. Per il momento non ne ho nessuna preferita, sto cercando un po' di finire quelle che ho, questa dello Studio Fix della MAC che ormai è agli ultimi sgoccioli, ne ho anche altre, non ne ho una particolarmente ultimamente che mi sta facendo impazzire. Ho quella là della Coty Airspun che mi piace molto, però ultimamente non la sto tanto utilizzando perché appunto non mi trucco, quindi quelle poche volte che mi trucco cerco di finire un po' varie ciprie che ho in giro. Metto proprio uno strato sottile sottile solo per poi poter sfumare la terra e il blush senza aver paura di fare macchie. Ora vado a mettere un po' di terra. Sto provando ultimamente questa City Bronzer della Maybelline. Sì, una terra come tante altre, niente di che, ha un velino di luminosità all'interno, un velino di glitterini, però niente di che. E la vado appunto a mettere sulla zona degli zigomi.
non vado a fare chissà quanta terra, eccetera, perché sono veramente pallida ultimamente. Non sto prendendo sole, non ho fatto lampade, quindi ultimamente veramente sono un piccolo fantasmino. Quindi anche mettere troppa terra farei ridere, perché poi avrei il resto del corpo bianco latte e sarebbe un po' ridicolo. Quindi ne metto un po' solamente per andare un po' a scaldare l'incarnato e dare un po' quell'effetto un po' più luminoso, ma niente di che, un po' di colorito sano come si deve e basta. E metto sempre un po' qua io per cercare sempre un po' di ridefinire la mia mascella, che è inesistente per i miei 14 menti. Però insomma, beh, dai, ci proviamo, siamo fiduciosi che questo, tutto questo possa nascondere un po' i miei 12 menti super affezionati. E dopo aver messo veramente un goccio di terra, andiamo a mettere un velo di blush. Ultimamente mi sta piacendo questo di Dallas, no, si chiama Dallas ed è della Benefit, perché non è né rosa né pesca né fucsia né arancione, è proprio un malva super mega delicato. In realtà ne sto cercando uno che sia un po' corallo, un po' pesca appunto da primavera, però non lo so, fatemi sapere giù nei commenti se ne conoscete qualcuno di carino che sia bello luminoso, perché questo qua ovviamente è carino, però è molto naturale, non è assolutamente un effetto primaverile, baciati dal sole, cose del genere, super super naturale da tutti i giorni. E una cosa che sto amando ultimamente è il fatto di mettere un po' di blush sulla punta del naso e sugli angoli per dare un po' l'effetto come se quando prendete un po' di sole che avete questa zona che diventa un po' più rosata. Dà un effetto un po' più fresco, più giovane, più... non so, boh, mi piace. Ok, ho messo anche un goccio di blush e mettiamo un velino di illuminante. Ultimamente sto utilizzando il Precious Petals di Wet n Wild. È fico perché è veramente tipo 2-3 euro di illuminante, ma è una bomba fotonica. Anche se sto utilizzando poco illuminante perché appunto non truccandomi più di tanto ha anche poco senso, anche perché su sta zona c'è comunque sempre anche la mascherina, quindi non è che abbia tantissimo senso. Però quando lo applico, di solito lo applico appunto, vabbè, classico sopra lo zigomo, un velo sopra il sopracciglio, e poi mi piace metterlo anche sulle gote proprio, quando sorridete, su questa zona qui. Non tantissimo ovviamente, poi lo sfumiamo leggermente, e anche un velo sulla punta del naso, è la parte dove mi piace mettere più illuminante possibile, perché in realtà dicono di non mettervi il blush o l'illuminante se ha brillantini su questa zona qua, se avete diversi pori dilatati. Sinceramente a me piace l'effetto ciao, cioè sì, si vedono i pori dilatati, ma viva Dio, ce li ho, non è che posso stare qua a prendere in giro chiunque. Quindi i miei pori dilatati stanno lì e li salutiamo e ciao ciao, buona giornata. E come sapete io ho il tatuaggio, le sopracciglia, quindi non ho veramente bisogno di farci più di tanto. Vado leggermente a riempire dove magari da qualche parte si è leggermente sfumato. Ultimamente sto utilizzando appunto questa matita di L'Oreal Skinny Definer Brow Artist. Amo anche quella della Maybelline, Brow Precise, una cosa del genere. Buonissima anche quella lì, semplicemente le ultime volte appunto avevo trovato questa, e vado soltanto a riempire un paio di buchetti piccoli piccoli, e dopo vado a mettere leggermente Control Freak, che è appunto un gel fissante per sopracciglia, giusto da tenerle un velo in posizione. Prima di mettere il mascara, ultimo passaggio, scusatemi, io continuo ad avere peli del mio cane nel naso, perché purtroppo ho peli del mio cane ovunque. Prima di mettere il mascara, l'ultimo passaggio che faccio di solito è mettere o il blush o la terra o un mix di tutti e due sulla palpebra. Non amo mettere ombretti, proprio ultimamente non ho proprio voglia di sprecare tempo con ombretti, con robe. Quindi metto un po' di terra sopra, un velino sotto giusto per sfumare, proprio poco poco si intravede la differenza, deve essere una cosa super leggera, solo per dare un velo di dimensione anche all'occhio. Ultimo passaggio sono appunto mascara. Di solito non metto quasi mai un solo mascara, faccio sempre due o tre mascara a seconda dell'effetto che voglio ottenere. Must della vita, Lash Paradise, sempre il solito, acquistato 60 miliardi di volte, non se ne può più.
Finché aspetto che si asciughi prima di andare a pulire, perché sono andate a pulire adesso che è umido, fate ancora più macello. Passiamo alle labbra, che è l'ultimo passaggio. Ultimamente, appunto, essendo che abbiamo la mascherina, ed essendo che comunque, come ripeto migliaia di volte, non sono più abituata a truccarmi, quindi se anche metto un rossetto, eccetera, poi io mi lecco le labbra, voglio mettermi burro cacao, eccetera, faccio il macello. Sto amando le matite per le labbra. Ce n'è una della Kiko, che però mi pare ve ne avevo già parlato in un altro video, che mi piace molto. Se no, questa è della Deborah Milano, scoperta ultimamente, che è le loro normali matite per le labbra, ed è la numero 3, e mi sta veramente piacendo un sacco, è super mega naturale. Poi potete lasciarla così, oppure applicare un burro cacao, oppure applicare un gloss sopra, quello che preferite. Ultimamente io sto amando o il gloss della Fenty Beauty, che è veramente bellissimo, ha un buon profumo, un buon gusto anche se per caso vi leccate le labbra, ed è nella Gloss Bomb Fenty Glow, dovrebbe essere il primo con cui è uscita. Se no, super mega economico, è il classico trasparente della Essence, che è però uno di quelli più luminosi che ho mai provato, è veramente dall'effetto vetro sulle labbra, è veramente pazzesco. Oggi però volevo mettere questo qua della Fenty Beauty, se no in realtà potete anche lasciarlo così, è super mega bello. Perfetto, questo è il make up finito da tutti i giorni, più o meno, quando avete voglia vedo di prepararvi un attimo di più. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che ci siamo preparati insieme. Fatemi sapere giù nei commenti se avete qualche consiglio, qualche prodotto da consigliarmi, qualsiasi domanda su qualsiasi prodotto che abbia usato in questo video. Noi ci vediamo alla prossima, vi auguro buona giornata, un bacio, ciao ciao!